Questa mattina colazione con una coppetta bellissima, con yogurt greco, mandorle pralinate e lamponi. Guardate che carina. In una coppettina ho messo il mio yogurt greco, lo dolcifico con un cucchiaino di miele, va benissimo qualsiasi altro dolcificante. Aggiungo i lamponi, facciamo una cosa carina. E aggiungo anche queste mandorle pralinate, sono bio, lo zucchero che hanno all'interno è quello grezzo di canna, ovviamente biologico, me l'hanno regalate per Natale, molto molto carine. Per pranzo, dato che non avevo praticamente nulla in frigo, ho fatto una pasta semplicissima ma molto buona con una ricotta e degli spinaci. Ho sminuzzato bene gli spinaci e vi consiglio di farlo soprattutto se utilizzate quelli freschi, così non rimangono troppo spilacciosi. E adesso li andiamo a saltare in padella con la ricotta. Per amalgamare meglio il tutto vado ad aggiungere un pochino di acqua di cottura e facciamo cuocere qualche minuto, giusto il tempo di aspettare che anche la pasta sia cotta, che mi ero già buttata nel frattempo che gli spinaci si ammorbidivano. Qua ovviamente potete regolare voi di sale, erbe, aromatiche, spezie, quindi insaporite bene la pasta, la cremina di spinaci, come meglio vi piace. Vado ad aggiungere una spolverata di aglio in polvere, che secondo me con la ricotta e con gli spinaci ci sta molto molto bene. Ho aggiunto la pasta cotta e adesso non ci rimane che mescolare bene. Se fate, vedete, un po' di difficoltà a mescolare bene, potete aggiungere un altro pochino di acqua di cottura, senza esagerare ovviamente. Il pranzo è pronto, abbiamo impiattato e io non vedo l'ora di mangiarmela. Per merenda ho preparato un hummus con i pomodorini secchi e un pochino di concentrato di pomodoro e lo vado a servire sulle gallette, quelle tipo vasa della Lidl, però è squisito. Questa è una delle mie merende salate preferite, anche perché è molto nutriente, ricca di proteine. Guardate che bello che è venuto questo hummus, super cremoso, e l'ho preparato in un minuto davvero. Sopra ci vado a mettere un pochino di rucola, che ci sta benissimo, e la mia merenda è pronta. Finalmente ora di cena, purtroppo vi devo far vedere la mia cena già impiattata perché non ho avuto la possibilità di registrarla, anche se non è niente di che. Fede ha fatto delle polpettine, queste sono delle polpette diciamo di riutilizzo di tutto quello che avevo in frigo. Dentro c'è un pochino di hummus che era avanzato, un po' di salsa di pomodoro, c'è il ripieno avanzato dei cannelloni, ricotta e spinaci, pane grattugiato, uova, davvero un mix di cose avanzate, ma sono venute squisite, quindi brava Fede. E le andrò ad accompagnare con un pochino di maionese, anche questa qua avanzata del giorno prima, ovviamente la nostra maionese vegan, e nel quale ho messo un sacco di zenzero. Qui ovviamente adesso poi è sera, ho soltanto la luce del... della lampada, non si vede, è piena di puntini della polvere di zenzero, però non sa assolutamente di zenzero, quindi vabbè, non importa. E qua un'insalatina molto fresca, molto colorata, ne ho messa un po', ma sicuramente poi ne andrò a prendere ancora. Guardate che colori bellissimi. E ho fatto spinaci, cavolo nero, anzi cavolo viola cappuccio, e pomodori. Il cavolo nero è quello toscano, questo è quello cappuccio che ho tagliato sottilissimo con la mandolina, e vengono fuori queste striscioline che poi condite con il sale, l'olio e un pochino d'aceto. Ho messo l'aceto balsamico classico. Si ammorbidiscono e è buonissimo, a me piace tanto tanto tanto. E si fa la stessa cosa anche con il cavolo cappuccio bianco, quindi ve lo straconsiglio. Io l'ho scoperto quando eravamo andati in vacanza con Giampaolo in Croazia, e davano queste insalate di cavolo cappuccio bianco, le vendevano anche al supermercato già pronte. Siccome qua non l'avevo mai vista e sinceramente non ci avevo neanche mai provato, mi è piaciuta tantissimo e da quella volta la faccio molto molto spesso. Comunque, cena pronta
Di nuovo mi dispiace di non avervela fatta vedere più nel dettaglio, però ecco, molto semplice. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mettete un bel mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!